Ciao ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Signori, finalmente eccoci qua con Clash Royale. In molti mi dite: Dragon, ma dov'è sto update? Allora ragazzi, come vi ho già detto in un video scorso, in un video precedente, l'aggiornamento lo hanno posticipato. Non sarà questa settimana, ma si spera ragazzi, si spera la prossima. Evidentemente qualcosa è ancora da sistemare, ma ci siamo. La seconda novità che vi porto in questi 2 minuti di video, raga, è confermato. Addio baule del clan. Che cosa significa questo? Dove andranno questi premi del baule del clan? Ma soprattutto, verrà sostituito da qualcosa oppure no? Ragazzi, sul sito ufficiale, sul blog di Clash Royale, hanno già inserito il post in inglese riguardo a questa rimozione del baule del clan, che vi porto in italiano perché ancora la traduzione non c'è. Questo, raga, è quello che dice la Supercell. In poche parole, hanno rimosso quindi questa funzionalità e l'hanno sostituita con un'altra. Una funzionalità dove addirittura i premi cresceranno. E questo significa, dice sempre Supercell, che all'inizio il premio sarà piccolo, ma crescendo, rimanendo attivi nel clan e partecipando a questa nuova caratteristica del game, chiaramente diventeranno più grandi. E Supercell aggiunge un'altra cosa molto interessante. Prima di aggiungere altre funzionalità del gioco, scrive, ci piace sempre controllare la nostra attuale lista delle funzionalità e delle caratteristiche per assicurarci che tutto ovviamente sia in buono stato. E come dovrebbe essere? Sappiamo che non possiamo semplicemente continuare ad aggiungere e aggiungere contenuti su Clash Royale, perché l'interfaccia poi utente diventa noiosa e monotona, no? E troppo pasticciata. Quindi ci piace modificare e ritagliare quando e dove ha senso farlo. E, nel mentre, aggiungere nuove funzionalità nel game, appunto come hanno fatto con questo Baule del Clan, che hanno sostituito, diciamo, con qualcosa di ancora più eccezionale. Il motivo principale per cui hanno rimosso questo baule del clan è dunque il fatto che non è più figo come era agli inizi. Qualcosa, ragazzi, lo ha reso troppo monotono, forse troppo, non lo so, noioso? Ma chiaramente, raga, si parla sempre di una funzionalità nel clan. Quindi l'importanza sarà sempre quella di tenersi attivi e partecipare all'interno del clan. Perché quest'ultimo, alla fine, su Clash Royale è la cosa più fondamentale. Ragazzi, video quindi brevissimo, perché voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti. Rimanete sintonizzati perché appena ho notizie per l'update ve le porterò in anteprima sul mio canale. E noi dunque ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, raga, aspetto la vostra tutti quanti qua sotto nei commenti. Ciao!